una generazione intera a Milano non ha visto Rigoletto. Una generazione non aveva visto Traviata, perché Traviata mancava la scala da 26 anni. Io potevo andare avanti a evitare di dirigere queste opere, ce ne sono tante che impegnano il direttore dal punto di vista sinfonico in maniera così avvincente che qualsiasi cosa succede sul palcoscenico è tale l'importanza del sinfonismo orchestrale che il direttore d'orchestra in un modo o nell'altro vincente esce lo stesso. Quindi avrei potuto continuare ad evitare queste cose come lo si è evitato nel passato. Invece ho deciso di no. Nel mio programma mentale della mia presenza a Scaligera, che non sarà eterna, ma questo non significa che me ne vado domani, questo lo dico per mettere in pace gli animi dei fischiatori che sperano, come hanno detto, che venendo a fischiare il Rigoletto io andrò via dalla Scala. No, so che qualcuno c'è qui. Non... E poi passo all'opera. Questo non è un appunto polemico. Voglio solamente specificare una cosa. Sono giunto alla Scala con la carriera già fatta. Quando il Teatro alla Scala mi ha chiesto di dare una mano e di dare qualche energia a questo teatro, l'ho fatto unicamente per dare indietro al mio paese, che è stato così generoso con me, dare indietro qualche cosa. Perché noi ci dimentichiamo di quanto spesso il nostro paese sia stato generoso, perché mi ha dato dei bravi insegnanti, mi ha dato delle buone scuole, ho imparato tutto in Italia. Quindi, negli anni scaligeri, ho avuto in mente e ho in mente determinati traguardi. Ho riportato Mozart, ho riportato la triade mozartiana in un solo mese. Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte sono state fatte alla Scala. Ho riportato Gluck, Cherubini, Spontini, mi appresto a fare la tetralogia perché non è pensabile che un direttore musicale stia tanti anni in un grande teatro senza lasciare, bene o male, bella o brutta, una parola sulla tetralogia wagneriana. E l'altra cosa importante è il problema del di Verdi. Mi trovo ovviamente in una situazione molto difficile perché mi trovo ad affrontare il problema verdiano in un momento in cui le voci adatte a Verdi sono molto diminuite, siamo in un momento difficile. Non è che io ho 5-7 tenori, non mi riferisco adesso a Rigoletto, dico in senso generale, volendo fare un'opera, che sono fuori alla porta ad aspettare e ne prendo uno a caso, lasciando i grandi fuori. Si fa fatica. Allora vuol dire che bisogna avvicinarsi a queste opere con un criterio diverso, con un criterio molto più maturo. Ecco perché io sono qui, perché anche se riconosco amanti dell'opera, appassionati veri, vedo i giovani che sono il pubblico di domani. Io ho un profondo rispetto per Verdi. Non tutti i critici, anche nostrani, hanno un profondo rispetto per Verdi. C'è qualcuno in questa città che continua a sputare sul suo giornale su Verdi, non sul direttore d'orchestra, sull'interprete, su Verdi, scrive in questa città, con degli aggettivi molto pesanti. Verdi è una montagna, ovviamente, una delle grandi meraviglie della nostra cultura, Michelangelo, Verdi. Quindi, evidentemente, non sono le punzecchiature di un personaggio simile o di qualche altro personaggio che possono abbattere un monumento simile. Ma c'è il problema, oggi sempre più importante, della interpretazione verdiana. Che cosa è Verdi? E soprattutto l'interpretazione di opere popolari come Il Trovatore, Il Rigoletto e La Traviata, che sono opere che noi tutti abbiamo addosso, fanno parte del nostro sistema sanguigno. Ognuno di noi è cresciuto con determinate melodie, con determinate parole, determinati suoni, che fanno parte come
i profumi della nostra infanzia, che uno si porta sempre dietro, e improvvisamente in un angolo di strada, in qualsiasi posto, ritrova. E con questo ritrovare, questo odore, questo profumo, questa sensazione, questa immagine, fa un salto indietro nel tempo. Verdi ha investito tutti noi, e il nostro paese, è anche ovviamente un musicista universale, però è l'Italia, nella sua accezione, nella sua espressione più varia, più estesa. Ecco perché è difficile affrontare il Verdi popolare, perché ognuno di noi l'ha assorbito in modo tale che giustamente ritiene di essere il depositario assoluto di come una determinata cosa deve essere fatta, il che è sacrosanto, perché ognuno, facendosi la barba, parlo degli uomini, l'hanno fatto in un certo, se fanno in un certo modo, e la mattina cantano, canticchiano la donna immobile. Verdi stesso era talmente consapevole del fatto che la donna immobile era melodia che avrebbe acceso gli animi e i cuori e tutti avrebbero cantarellato, che al tenore della prima del Rigoletto impose di non far sentire mai nelle prove la melodia della donna immobile, perché il coro o le persone del teatro se ne sarebbe impossessato, l'avrebbe fischiettata, il pubblico fuori se ne sarebbe impadronito e quindi si sarebbe perduto l'effetto di questa volgare canzone così che lui mette in bocca al Duca di Mantova nell'ultimo atto. Quindi negli anni Verdi ha assistito al percorso di quest'opera che non ha mai modificato. Mentre quest'opera si modificava, all'epoca del Rigoletto non esisteva la protezione da parte della società degli autori e editori. Verdi scriveva, ha scritto il Rigoletto, l'ha dato in mano a Ricordi. Il manoscritto poi è passato nelle mani di altri copisti. Nessuno proteggeva questa... Oggi se uno scrive un libro e uno in una altra edizione cambia una frase, viene denunciato e può anche pagare una forte penale. Allora no, tutto era libero.